di frutto. Wow! Wow! Sto stupla come pochi! Sto f***! La telecamera ha sfondato. Ok raga, ma comunque Marta, perché sei venuta qua? Come sei arrivata? Ci sono venuta con Diego. Aspetta, 3, 2, 1. Aspetta, bro, devo vedere una cosa. Fatti vedere il 3-2-1. Questo video sarà reaction di Marta alle nostre parti intime. Vai Ax, salta Marta. Sei ammazzato. Sei proprio ammazzato. Sembrava che fossi morto. Ma in realtà sei morto. È morto. Ma Marta, ma che volevi la pistola? Vai, oh, oh, porca troia, no, 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 l'hai sfondatissima, come i miei sogni, ma cos'è diventata, oddio, oh, oh, avanti, calma, vedete, prendo la piscina, no, 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 sto con la telecamera, no. Oh mio Dio, bro! No, non puoi farlo! No! No! Adesso è mio il canale! È il mio canale adesso! Oh bro, obbligo del giorno! Mi devi insultare per 20 secondi di seguito, proprio forte, forte a spam! Ok, vai! 3, 2, 1! Crepe, pezzo di merda bastardo, fammi sentire come stai, qualcuno deve massacrare il botto! Terra, se poi qualcuno arriva pure qualcuno, ecco, infiliamo tutto quanto da qualche altra parte. Bro, mi sembri il rap god, bro, mi sembri di Eminem. Insulti, bro. Cazzo, che brodo è fighissimo. Mi hai preso la sprovvista, poi la prossima volta magari ti insulto. Ma ora sei troppo stublato, sei troppo chill per farlo. Sono un po' chillato, mi hai preso la sprovvista, non ti volevo insultare. Comunque raga, mi metto qua dentro nel bagno. Comunque ragazzi, se volete far parte dell'obbligo del giorno dovete solo lasciare un commento con hashtag obbligo del giorno e ve lo metto nel video. E mo io vado a cagare. Bella. Ok ragazzi, guarda dove stiamo. È grevissimo. Mamma mia ragazzi, il giorno dopo mi sono fatto pure l'oscio. Non so perché, mi andava veramente tanto. Au, ho appena spaccato la macchina, ho appena preso una buca che mi ha distrutto. Guarda. Ora siamo al lago di Castel Gandolfo perché dobbiamo fare questo video per monte. È grevissimo. E raga, mi si è chiuso pure il buco dell'orecchio. E l'ho provato, sto per fare il botto. E poi ci sono sti ritardi qua, niente, sono di ritardi. Comunque ragazzi, arriviamo sulla spiaggetta e ci vediamo dopo. Ah raga, comunque ieri ho fatto una cosa grevissima con Alba. Raga, era troppo divertente, guardate sto TikTok e capite tutto. Voglio proprio la reazione tua live. Va bene? Ok. Ti sei tatuato? Ma che è? Ma si... Bro, non si leva. Lo so. Ma che è? È Lenna, è tipo un tatuaggio che rimane per tipo 3 settimane. Bro, serio, è bellissimo. Ma che... Ma chi l'ha fatto? L'ha fatto Alba, poi l'ha fatto malissimo, però sei venuto stortissimo. Fa troppo ridere. Bro, serio, complimenti, è veramente bello. Perché mi ha fatto le occhiaie? Ah, bello. Ah bello, vabbè. Ah raga, stiamo sul pedalo perché Monte deve fare un video stranissimo. E raga, ora tra poco devo andare a rubare uno scivolo che sta laggiù. Non lo vedo ora, però sta laggiù. Lo sto facendo per il video di Monte, raga, andatelo a vedere perché fa troppo ridere. Io gli sto a stirare. E in realtà sto proprio in mezzo al lago, quindi potrei perdere la telecamera e basta. Niente vlog, però vabbè. Abbiamo rubato uno scivolo, ci abbiamo gli hula hop e ci siamo messi in mezzo al lago. Qua raga stanno veramente di lusso. Comunque qua è un posto ricchissimo, è grevissimo, mi piace troppo. È un posto del c***o raga, però vabbè. Poi ci sono questi qua, quelli laggiù che ci siamo appena scontrati con quelli laggiù. Veramente, ci hanno pure sbroccati. Perché c'è un vecio là, non so se lo vedete bene, ma c'è un vecio. Ok, buttati tu. Non ci credo bro, hai rischiato la vita.
perché ogni volta si spacca. Guarda che patetica. Tu ma come fai, bro? Ma come fai? Raga, comunque ci siamo incastrati qua, che è veramente un casino. Ce la stiamo a fa'. Che mamma mia, che brande che siamo sempre. Allora il grande Dani ha lasciato le luci accese della macchina e non parte più. Ma che cazzo ne sapevo io? Perché tra ora dobbiamo aspettare qualcuno che ci lascia, che ci ricarica la macchina. C'ho il power bank. Ah, allora vabbè. Sì, abbiamo risolto, bro. Vai, vai, allora andiamo. Comunque, chi si ricorda questa canzone? È bellissima, cazzo, me la ricordo troppo, mi fanno venire troppi ricordi bellissimi. Comunque abbiamo aggiustato la macchina. Non si capisce un cazzo, mi capite, raga? Raga, chi cazzo si ricorda questa canzone? Dovete scrivere subito nei commenti da dove viene questa canzone. È gravissimo, me lo ricordo troppo, devo ricordare troppe cose. Comunque raga, mi sono comprato questa nuova sim e questa è la sim che userò per prankare Alba. E ho deciso ragazzi che ogni messaggio, ogni sms che devo mandare ad Alba sarà una cosa detta da Dennis Dosio nelle storie, quindi boh, mi farà ridere. Sarà una chat completamente random e penso che stasera inizierò tutto, quindi boh, ci vediamo stasera. Un bacione. Ok, bella ragazzi, ora sto con Diego e Lele. Bella per Diego e Lele. Bella per Diego e Lele. E beh, patetico questo. Podcast. Sì, è un podcast. Bro, apriamo un podcast. Ok, raga, se arriva a 10.000 like sto video, apriamo un podcast. Comunque, noi dobbiamo fare il profilo WhatsApp di Dennis Dosio. Dobbiamo iniziare con la foto. Quale foto vuoi scegliere? La prima o la seconda? Ma no. Non si vede la foto, aspetta. O la seconda? La beh, seconda, bro. La seconda sei sorco, eh? È bellissimo, eh? Sì, sì. Però no, bro, io direi per farlo più credibile scegliamo la prima. Un Mac Cup Caesar Cheese. Tu stai zitto. 2 euro. Oh, questo è un raga, andiamo tutti al Mac, c'è un Mac Wrap. Il Mac Wrap a 2 euro, bro. No, raga, non possiamo andare al Mac ora. Oh, mettiamo continua col video, dai, che cazzo. Primo. Eh? Io non faccio l'amore. Io fotto. Senza pietà. Ma sei matto? dipende molto da quanto mi piace. Non ho capito, spiegati meglio. Per esempio, se me lo fai mi piace, minchia, ti prendo, ti sbatto al muro, ti do uno di quei baci che te lo ricordi per 5 generazioni. Ma che problemi c'hai? Mica sono una bambina, coglione. Più è piccola, più la mia piccola me la cresco io. Wow, che figo, sei un pedofilo quindi. Dai. Credo mi spetti un obbligo. Rimandami un messaggio del genere e ti denuncio. Se ti tocca il culo significa semplicemente che ha un ormone come tutti gli altri maschi. Vabbè, basta, ciao. Dopo un quarto, sotto casa tua. Puntuale, non farmi aspettare. Allora chiamo il tenente. Chi? Jacopo. Allora raga, là non ci capite niente perché è una battutina tra me e lei. Che questo ragazzo, che è un nostro amico Jacopo, è il tenente, perché è una guardia, e basta, cioè è una storia lunga, poi ve la spiegherò in un altro video. Ti porti in un posto. Al manicomio? Senti, non sono un idiota, so come funziona il mondo. Convinto. Ma cazzo, ci sono troppo dentro. La droga? Sei solo tu quello che ho, l'unica droga a cui non ho saputo dire no. Comunque ragazzi, dopo quel video non ha più risposto, ovviamente, perché era diventato stranissimo, però vabbè. Io ragazzi sto letteralmente cagando. Penso che lei ha continuato così tanto la conversazione, pure se era strana random, perché a lei piace prendere per il culo la gente. Quando vede uno strano gli scrive gli fa troppo ride, quindi lei continua. E basta, lei non sa che io ho fatto questo scherzo, che sono stato io a scrivere questi messaggi. Quindi quando la metterò su YouTube mi sbroccherà. Quindi un bacione, amore mio. E ragazzi, facciamogli una sorpresa perché io ho fatto questa infamata. Andatela a seguire su Instagram Alba Gulino e basta raga, andatela a seguire, un bacione. E un'ultima cosa prima che finisce il video: se vi è piaciuto il video per favore lasciate like, se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi, commentate e ci vediamo nel prossimo video. Un bacione.